Il grande scrittore americano Cormac McCarthy è oggi a 89 nella sua casa a Santa Fe nel New Mexico. Nel suo più famoso lavoro Pazzo Cavalli, strada post-apocalittica per la quale ha vinto Pulizia e Non è un paese per gli anziani, adattato dai fratelli Coen in un film con Tommy Lee Jones, Javier Bardem e Josh Brolin, assegnati all'Academy Awards Italia, McCarthy è stato pubblicato da Einaudi. Le prime opere dello scrittore sono state ambientate ad Appalachi, in debito con lo stile di William Faulkner, e non è un caso che l'editore dei primi 5 libri di McCarthy a Random House, Albert Erskine, fosse stato anche il curatore dei Reverie, il romanzo del premio Nobel. L'anno scorso, sfidando l'età, l'autore della trilogia Frontiera era tornato a scrivere dopo una lunga pausa Il passeggero Stella Maris, uscirono negli Stati Uniti mesi dopo, erano due romanzi con un complotto intrecciato che si staccò a se stesso e stilisticamente dall'opera precedente dello scrittore per raccontare la storia dell'amore ossessivo di Bobby e Alicia Western. Fratelli tormentati dall'eredità suo padre, un fisico aveva contribuito a creare l'atomica. La maggior parte dei libri McCarthy, di cui abbiamo recentemente parlato come nell'Odore Nobel, sono stati ambientati nel sud e nel sud-ovest degli Stati Uniti. Molti sono stati adattati da Hollywood oltre adesso Non è un paese per gli anziani. La strada è stata portata al cinema da Johnny Depp con Viggo Mortensen e Cody Smith McPhee, mentre I cavalli selvatici il suo primo bestseller di Billy Bob Thornton con Matt Damon and Penelope Cruz. Attivo nella comunità di Santa Fe, lo scrittore non ha frequentato il mondo letterario mondano e in questo senso uno degli invisibili della letteratura statunitense è stato definito insieme a J.D. Salinger Thomas Pynchon. Il critico Harold Bloom lo ha tenuto in molto alta stima. A suo avviso McCarthy faceva parte della magnifica quattro della narrativa contemporanea a stelle e strisce accanto Pynchon, Don DeLillo e Philip Roth. L'uscita dei due romanzi dell'anno scorso ha chiuso un lungo periodo di silenzio da parte dello scrittore, i cui 10 libri precedenti erano emersi regolarmente a partire dal primo, The Guardian of the Orchard, pubblicato nel 1965. Negli ultimi anni interregno in McCarthy si era invece limitato alla sceneggiatura del consulente di Ridley Scott nel 2013.